davanti solo all'ombra di un uomo, e questa è la lezione dell'attualità e di tutte le vicende del Punga Punga. Ma c'è un popolo indignato, domenica 13 febbraio è partito un corteo da piazza 20 settembre, sono tante donne ma anche tantissimi uomini che vogliono dire no a questo modo di fare politica e a queste regole che offendono la dignità della donna, ma sentiamo le loro ragioni. Da parte del genere maschile, ma non tutti i maschi sono come certo. Tutti. No, il riferimento è a chi, comunque il potere è poi così, cioè in ogni ambito poi. Secondo te è possibile che gli uomini siano alleati in questa battaglia per la dignità certo, della donna? Certo, ma infatti la dignità è di chi ce l'ha, uomini compresi, cioè non è contro gli uomini. Delle donne per arrivare a occupare il potere, secondo te? Vabbè, prima di tutto gli uomini che non si fanno mai da parte e poi le donne che non hanno abbastanza forza, evidentemente. Tu stai registrando, che ne fai dopo? Ma sul sito del PD Bologna. Oh. Ma anche nei partiti si fa fatica, anche in un partito come il PD, visto che va sul PD, le donne fanno fatica. Secondo te le donne che arrivano al potere secondo mezzi che non sono esattamente la loro capacità politica, le loro competenze, sono vittime di questo sistema o cavalcano questo sistema? Sono entrambe. Io non sono per condannare. Oppala. Sono entrambe, secondo me. Senza dignità, la protesta di oggi riguarda tutti, donne e uomini di donne destra e uomini di destra. Io spero anche di destra, perché cioè, questo non è una questione politica, è proprio una questione di moralità, cioè di vita di tutti i giorni, quindi non è destra e sinistra, è dignità comune. Ci diano Piazza Maggiore, perché di domenica non so chi ha deciso che Piazza Maggiore non si può dare, quando c'è la gente in Piazza Settembre che si sta schiacciando, tutte le vie sono piene, siamo in un casino, soltanto in Piazza Maggiore possiamo stare, perché non ci stiamo fisicamente. Chi è sceso in piazza oggi è un moralista o ci sono motivi anche politici per scendere in piazza oggi? Andiamo avanti, ci spostiamo. Assolutamente no. Ci sono soprattutto motivi politici. Vi fanno andare in piazza o no? No, ci fanno andare se riusciamo a fare una cosa ordinata, che è, poi ci fanno andare, facciamo una cosa ugualmente non autorizzata. Ma come mai non hanno autorizzato? Perché c'è il decreto Maroni, ma ormai c'è da 5 anni. Sì. Ma perché non si può andare in piazza? Chi ha detto che non si va? Si può andare, si va. Vediamo dove andiamo, adesso lo vediamo. Ah, ok, grazie. Professor Piero Ignazzi, politologo di fama nazionale, ci racconta secondo lei i motivi di questa manifestazione e se crede o no di prendere parte a... Ho preso parte dalla testa quando si è mossa, alle 2:30, quindi sono qui alla manifestazione. La manifestazione credo che abbia un solo preciso scopo, opporsi a una politica del Presidente del Consiglio in particolare, che considera le donne oggetti da comprare. Chi accusa i manifestanti di essere dei moralisti? È ridicolo, è ridicolo, è semplicemente ridicolo che si vergognino loro, che non hanno morale. È corretto dire che di fatto Berlusconi ha eretto a sistema il meccanismo per cui la donna va avanti solo se ha un padrone o un uomo dietro il quale accodarsi? Beh, è eretto a sistema, certamente. Come dire, ha favorito una tendenza che c'era anche prima, che è tipica purtroppo di alcuni tratti caratteristici della nostra mentalità,
e lui invece di combatterla come dovrebbe fare un governante degno di questo nome, invece l'ha rinforzata e l'ha stimolata ulteriormente e non accetta nemmeno di riconoscere quello che in qualsiasi democrazia occidentale sarebbe considerato una vergogna assoluta. Basta dire un piccolo particolare, è fuori ogni dubbio che Berlusconi sia stato avviciato al telefono, cioè abbia, i lati per cioè, abbia, che succede? Che succede? C'è un invaglio qui? Vabbè. È fuori da ogni dubbio che Berlusconi abbia ricevuto una telefonata da parte di una prostituta che lo informava, nota prostituta alla questura di Milano, che lo informava che la famosa Ruby era in questura. Ora voglio dire, in qualsiasi democrazia occidentale un primo ministro che ha dato il proprio numero di telefono e risponde al telefono a una prostituta sarebbe il giorno dopo costretto alle dimissioni. Questo unico episodio va ricordato. Possiamo dimenticare tutto il resto. Com'è possibile che un presidente del Consiglio di una democrazia risponda a una chiamata e com'è possibile che una prostituta abbia il suo numero di telefono? Punto. In questo momento. Anche Sisi Blatty scende in piazza con lo slogan Neveline Nevelate, sì. Motivi della condignazione. Firmato da me, mi è sembrato uno slogan intelligente. Perché appunto basta anche con tante cose, con un senso insomma che non mi appartiene, di poca cultura, di poca dignità, cioè ecco, questo è, quindi il mio senso è questo insomma, e Nevelite Nevelate si spiega da sé insomma, le donne essendo coperte vengono in qualche modo eliminate, il 50% delle donne e della concorrenza possibile viene eliminata in questo modo, le donne hanno molta più complessità di quello che viene racchiuso in queste due immagini insomma, le veline e le velate. Secondo te è importante che partecipino anche gli uomini a questo moto di protesta? Sì, ma ci sono tanti uomini, però è bello che ci siano le donne capofila, perché sono le donne che sono portatrici di qualche cosa di diverso, di una comunicazione diversa, alternativa. Davvero è anche contro un sistema di cose, un sistema anche strutturale, no? Della società che può essere diversa. Grazie davvero. Sto riprendendo.